Centenaria Trecchina è la dodicesima del paese negli ultimi 30 anni. Contraffazione, operazione della Guardia di Finanza di Maratea. Editoria, due persone segnalate per indebita percezione di fondi. Carte idrocarburi, erogato un nuovo contributo. Gli appuntamenti delle prossime settimane. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Trecchi News, il notiziario quindicinale interamente realizzato dal Forum dei Giovani di Trecchina per creare uno spazio di approfondimento sulle notizie che interessano la Valle del Noce. L'edizione odierna arriva in ritardo di una settimana a causa del maltempo che ha interessato la regione nella scorsa settimana ed ha impedito anche a noi la regolare prosecuzione delle attività. Il lavoro della redazione è stato più affrettato e non c'è stato modo di elaborare le notizie come di consueto. Per questo le stesse oggi vengono riportate citando le fonti di riferimento. Sabato 7 febbraio 2015 è entrata nel club dei centenari la signorina Adelina Chiappetta. Nubile e quarta di sette figli, ha vissuto sempre a Trecchina, esercitando la professione di sarta. Accudita da una nipote, si mantiene lucida mangiando poco e di tutto. La vegliarda trecchinese è stata festeggiata dai parenti e vicinato. Nel pomeriggio ha ricevuto la visita del sindaco Ludovico Iannotti che, insieme all'amministrazione comunale, le ha consegnato una targa ricordo e un omaggio floreale con gli auguri di tutta la comunità. Fonte Lucania TV. La Guardia di Finanza di Maratea ha sequestrato circa 350 articoli suddivisi tra utensili ed apparecchiature destinati al bricolage e giocattoli. Durante un controllo alla circolazione stradale lungo la strada Fondovalle del Noce, i militari hanno intimato l'alt ad un furgone condotto da un commerciante ambulante di origine polacca. I riscontri effettuati sulla merce trasportata hanno consentito di individuare numerosi articoli privi di etichetta e delle informazioni al consumatore finale come previsto dal codice del consumo. Tra i prodotti più insidiosi, circa 150 tra peluche e giocattoli, che per l'assenza di garanzie di sicurezza del materiale utilizzati e per le caratteristiche di produzione, possono risultare particolarmente nocivi, soprattutto per i bambini. La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo in quanto risultata priva delle informazioni circa l'origine, il corretto uso e il produttore. Il conducente del mezzo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Potenza per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore. Fonte Basilicata 24. Il rappresentante legale di una cooperativa giornalistica del Lagonegrese, che distribuiva un periodico a diffusione locale, il titolare di una società di consulenza e un socio della stessa società, sono stati segnalati alla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 155.000 euro dalla Guardia di Finanza al termine di una serie di accertamenti su un'indebita percezione di contributi pubblici riservati all'editoria. A novembre era già stato eseguito un sequestro preventivo. Fonte Basilicata 24. Buone notizie per i patentati lucani che potranno ritrovarsi le proprie card idrocarburi ricaricate. 154,80 euro, questo il valore della ricarica per molti, ma anche 77,40 euro per via della differenza di reddito. Ad oggi i patentati lucani hanno ricevuto 100,70 euro a gennaio 2012, il riferimento per l'anno 2009, 140,25 euro a gennaio 2013 per quanto concerne il 2010. Nel gennaio 2014 nessuna ricarica per via del ricorso delle regioni Liguria e Veneto, successivamente vinto dalla Basilicata, che però ha ritardato l'assegnazione. Oggi, in maniera rivista e in base al reddito, arrivano le nuove ricariche. Per gli anni futuri la formula di elargizione cambierà. Fonte Larrotino. E chiudiamo con gli appuntamenti delle prossime settimane. Il 10 febbraio, alle ore 21, presso il Salone delle Scuole Medie, il nostro forum organizza un incontro denominato FOIB, Soffocati nell'odio, ammucchiati nella solitudine, per ricordare una delle pagine più nere nella storia italiana. Un altro momento, dopo quello del 27 gennaio, sul ricordo della Shoah, organizzato dalla biblioteca per sensibilizzare la popolazione e noi giovani su tematiche forti che hanno segnato profondamente lo scorso secolo. Vi aspettiamo numerosi. Domenica 15, invece, vi aspettiamo con la consueta diretta del Carnevale da Piazza del Popolo, in streaming su questo canale. L'appuntamento di Carnevale prosegue con le attività realizzate a Nemoli dal 13 al 21, per il dettaglio delle quali vi rimandiamo alla pagina Facebook di lucaniatv.it.
Per oggi è tutto, noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata, fra 15 giorni. Un saluto da Sara Cozzi e Niccolò Carlomagno.